Buonasera e bentornati a Quattro Soldi, il nostro bar dell'economia dove cerchiamo di capire dove vanno a finire i nostri soldi. Il nostro Giuliano Zulin si improvvisa barman. Perché qua c'è, sai cosa c'è? Il debito pubblico, che sto shakerando il debito pubblico. Sta shakerando il debito pubblico. Allora, il debito pubblico è qualcosa che, di cui non si parla, ma che continua a crescere. Se ne è parlato qualche giorno fa perché l'Istituto Bruno Leoni ha affisso, lo avrete magari visto in qualche telegiornale, questi grandi mega schermi che riportavano il calcolo sempre in crescita del debito pubblico. Quindi, per esempio, conta fino a 3, il debito pubblico è aumentato di 13.407 euro. Allora, l'Istituto Bruno Leoni dice oltre 2.000 miliardi di debito pubblico che pagherai anche tu. Quindi noi questa sera vogliamo capire questo debito pubblico, adesso che siamo in tempo di elezioni, quanto ci deve preoccupare? Beh, voglio dire, adesso tu pensa, uno che parte da Cremona, adesso fa il tragitto, arriva a Milano, sì, c'è sonno, sì, è già incazzato, fa una giornata, dopo pensa alla famiglia, esce e vede sta roba qua del debito pubblico, cioè, e dice, ah, pagherai anche tu, sì, però, cattivo. Parte, caro Giuliano, allora c'è uno anche dice, chi non interviene, ma quando va a dormire, Milano, no, di fianco, cioè, a lui. No, dico, se stiamo su quanto ci interessa, purtroppo abbiamo sempre sonno, no? No, ma ho capito, ma voglio dire, cioè, allora, punto primo, il debito pubblico è, da un certo punto di vista, un non problema. Nel senso che è un ovvio che è un problema perché continua a crescere, ma il problema più grosso non è il debito pubblico che sale, è che il PIL non cresce. Cioè, no, okay, siccome allora, se tu guadagnassi 10.000 euro al mese, sì, e hai un debito di 6.000 euro al mese, sì, da pagare, non è un problema, giusto, è sostenibile, hai 4.000 euro per 4.000 gli affari tuoi, vivere, fai, sì, quello che vuoi. Se però tu guadagni 6.100 euro al mese e hai un debito di 6.000 euro, allora lì è un problema. Allora, secondo me, non è tanto ogni promessa lì che uno piange e dice, cacchio, allora sono disperato, per cosa vado a lavorare, sarò morto, i miei figli, la pensione, e vai in depressione, no? Il tema, secondo me, anche perché poi le ricette dell'Istituto Bruno Leoni non è che siano, come dire, fantasmagoriche, perché bisogna anche ricordarle, no? Vabbè, allora, no, perché l'istituto, adesso si parla di flat tax, no? L'istituto Bruno Leoni propone la flat tax anche lui. Sì. Allora tu dici, vacca boia, leggiamo un attimo, è da flat tax al 25%. Allora uno comincia a pensare, a dire, beh, vabbè, insomma, magari da adesso pago il 30, 40, non so, di IRPEF, e allora al 25 guadagnerei. Eh no, perché è il 25% su tutte le tasse, per cui praticamente l'IRES, cioè l'imposta sulle aziende, sì, sarebbe al 25%. Però adesso è il 24, quindi comunque una fregatura, sarebbe un aumento. Che cosa vuol terzo dire? Punto, l'IVA, adesso l'IVA è il 22, l'Istituto Bruno Leoni la porta al 25, sempre nel suo grande progetto, quello che ti fa piangere ogni giorno. Livellando tutte le tasse, loro, sì, dicono però, ecco, nel totale si pagherà di meno. Sì, no, non si pagherà di meno perché loro dicono per la sostenibilità del gettito. In realtà la proposta dell'Istituto Bruno Leoni è proprio meno tasse ai ricchi e più tasse ai poveri, perché l'IVA è la tassa sui poveri, no? Che il 22% lo paga il ricco e il povero allo stesso modo. Ma al di là delle ricette degli economisti, che soprattutto in questo periodo ce ne sono, ne abbiamo sentite numerose all'interno e fuori dai partiti, che cosa vuol dire che 2.000 miliardi di debito li paghiamo noi? No, nel senso che praticamente il debito pubblico, ecco, lì si può fare la critica giustamente a un governo, quello che è ultimo passato, che ha beneficiato di una politica monetaria fantastica con i tassi a zero operata da Mario Draghi, la BCE, che in teoria avrebbe dovuto aiutare lo Stato a risparmiare sul debito pubblico, cioè a farne di meno. Okay. Per dire, la Germania negli ultimi anni il debito pubblico è sceso di brutto, era al 90% rispetto al PIL,
7-8 anni fa, cioè, adesso siamo al 67, cioè è proprio diminuito, cosa che noi non abbiamo mai visto. Invece il nostro è aumentato chiaramente, perché lo Stato italiano continua ad avere una spesa pubblica inefficiente, ben sapendo dove sono gli sprechi, perché ormai li sa anche mio nonno, li sanno i sassi dove sono gli sprechi, ma si continua a sprecare, perché gli sprechi garantiscono comunque voti e soprattutto lo spreco ti permette di tirare a campare e di non pensare a cosa fare veramente di riforme, perché quando senti i ministri uscenti di questo governo, ma tutti di i governi, tutti, perché abbiamo letto che dicono i calcoli, le riforme non vanno sprecate, quali riforme, perché nessuno le ha mai viste, cioè non so quali riforme. Per cui il debito non è un problema se cresce l'economia, se non cresce l'economia il debito è un problema, ma tanto l'Italia non può fallire, per cui comunque amen. È arrivato un messaggio, caro Giuliano, è Maurizio da Genova che ci chiede di Banca Intesa. Bella, a Banca Piazza Intesa. Affari. Allora io direi, se sei d'accordo, di chiamare il nostro esperto di borsa, Buddy Fox. Buonasera. Ciao, Buddy. Buddy. Buonasera, ciao a tutti. Allora, Banca Intesa, vendere o comprare? Ci chiede Maurizio da Genova. Vabbè, aspetta, Intesa San Paolo, perché si arrabbiano. Intesa San Paolo. Ma Intesa San Paolo è il titolo, il nome corretto, sì, del titolo. Perché si arrabbiano. Perfetto. Preciso. Che cosa ci puoi dire di questa società in borsa, di questa banca? Allora, se penso a Banca Intesa mi viene in mente un film di Highlander, il duello tra Sean Connery e Christophe Lambert, quando diranno ne rimarrà solo uno. In questo caso non intendo rimarrà solo una banca dopo tutta una serie di fallimenti che abbiamo visto dopo la Lehman e dopo anche i casi italiani. Intendo ce ne rimarrà solo una, nel senso una banca italiana, dopo il processo di fusioni, acquisizioni e attacchi che avremo dall'estero, sempre dal punto di vista finanziario. Io credo, ma è un'opinione personale, che di banca vera grande ci rimarrà solo Intesa. Italiana. Italiana. Banca Intesa, l'immagine è sintetizzata in due persone, la figura di due persone, che sono Messina, l'amministratore delegato, e poi quello che sta dietro di lui, o forse che sta sopra di lui, che è Bazzoli, Giovanni Bazzoli. Sì. Di Messina ci ricordiamo due cose che fanno capire quanto estremo sia il personaggio nel buono e nella cattiva sorte, che sono la risposta che diede a Ray Dalio quando Ray Dalio dichiarò, che poi non so se veramente dichiarò, comunque nei fatti partì all'assalto comprando operazioni al ribasso sugli istituti finanziari italiani. Messina gli rispose dicendogli: perderai tutti i soldi, ti farai molto male. E questa è una buona cosa per il nostro sistema. Meno buona fu il tentativo di scalata che fece l'anno scorso sulle generali, che credo se lo ricorderanno tutti, perché finì su tutti i giornali, e che andò male, e che qualcuno della dirigenza battezzò come un'operazione dilettantistica, usò termini diversi, però... Sì, ho una teoria su quella cosa lì, per cui che qualcuno l'ha spifferata prima proprio per bruciarla all'interno forse della banca, non lo so, esatto. O comunque esatto, ambienti che giusto. Conoscevano il dossier, perché era uscita sulla stampa di Torino, tra l'altro, come anteprima, e di fatto poi bruciò l'effetto sorpresa, e quindi poi Intesa in qualche maniera doveva uscirne a testa alta, chiaramente, no? E quindi poi finì tutto in niente. Dovessi paragonarlo a un calciatore, Buddy, quale calciatore sarebbe? Volevo solo dire una cosa, hai usato il termine spifferi, io penso a chi c'era prima di Messina, che adesso Messina dovrebbe rappresentare quel personaggio, che era Enrico Cuccia, che controllava anche gli spifferi. Quindi Eh sì. Forse stavamo meglio prima. Comunque, se penso a un calciatore, penso a un calciatore Intesa, innanzitutto per i risparmiatori sta diventando un titolo solido, nel senso che come quotazioni va regolare, cioè sale poco ma sale, e soprattutto dà dei bei dividendi. Quindi io penso a un giocatore che rappresenta la nazionale italiana, un giocatore che sia forte in difesa, che segna, e penso a Marco Tardelli. Quindi Intesa, una banca generosa, vediamola così. Vabbè, non urla, però rende, dai. Non urla come Tardelli.
magari nel senso non è urlato, non è un titolo urlato, però come dire, fa gol e fa vincere i mondiali. Speriamo che possano urlare gli azionisti di gioia. Esatto, esatto. Grazie mille a ciao Buddy Fox. Ciao, ciao, ciao. Grazie ciao. A Buddy Fox, torna a trovarci a Attilio Barbieri. Intanto vi ricordo di seguire Buddy Fox sulla sua pagina Facebook Panino e Listino di Buddy Fox. E se volete porgli delle domande potete passare anche attraverso la nostra pagina 4 soldi su Facebook. Buonasera Attilio. Buonasera. Ciao, eccoci. Attilio. Allora, caro Attilio, dobbiamo mettere sul chi va là chi sceglie la comodità dell'acquisto. Sì. Quando si comprano i cibi online, sì, può succedere un po' di tutto. Sì. Sì, sì, soprattutto quando si comprano, non facciamo nomi, dalle piattaforme internazionali, ecco, che vendono anche in Italia, sì, e vendono dei prodotti alimentari in particolare. Parliamo di grandi piattaforme, sì, di e-commerce. Molto grandi. Oh, non parliamo male di Amazon. Che sono, no, che sono prive di alcuni alcune informazioni di base, per esempio la presenza di allergeni, sì, all'interno, sì, spesso mancano le denominazioni di vendita, quindi tu acquisti un prodotto, cosa sarà? Formaggio? Non si sa, mancano di, e fra l'altro l'ha scoperto l'avvocato Dario Dongo, uh-huh, che è un grande esperto di diritto alimentare, che ha passato, ha acquistato molti di questi prodotti, li ha comperati, perché sennò no, non puoi vedere, no, purtroppo no, e quindi te ne accorgi solo quando ti arrivano a casa, questa fra l'altro. Quindi quello che non potrebbe essere commercializzato in Italia di fatto arriva in Italia via posta, via corriere, no. Occhio insomma ai prodotti che comprate sull'alimentare e probabilmente non solo, anche perché anche l'abbigliamento, però sai, l'abbigliamento al limite prendi la fregatura, sì, sì, cioè sì, compri un capo cinese etichettato come italiano, però sì. Caro Giuliano, caro Attilio, questa sera torna, è al telefono con noi Tobia De Stefano, oh, esperto grandissimo anche di immobiliare. Che ci, buonasera, buonasera. Buonasera Tobia. Ci anche stai di facendo immobiliare, perché lui è un esperto di calcio, giusto, perché ha il suo blog. Sì, il suo blog, lavoro nel pallone. Mai, ma so che lavoro nel pallone. Allora, con lui stiamo facendo un tour per la penisola per capire come va il mercato immobiliare città per città. Questa sera dove ci porti? Questa sera andiamo per un dopo festival a Sanremo, no? Che Sanremo? Sanremo, sì, la città dei fiori, la città, sì, dove ci dovrebbe essere più sole che pioggia, no? Durante l'anno, le statistiche. Sì, sì, infatti poi diciamo che Sanremo, al di là del discorso del festival della canzone, è una città che ha tante altre peculiarità, perché è una città molto viva. E c'è il casino. C'è il casino, è una delle, diciamo, delle città medie, perché è intorno ai 50.000 abitanti, più viva dal punto di vista turistico, ci sono diversi eventi sportivi che partono oppure arrivano a Sanremo, c'è la Milano Sanremo, c'è una delle classiche, sono per eccellenza del ciclismo, c'è la Giraglia, che è una delle classiche invece della nautica. Insomma, è una città particolarmente viva, e questo poi per forza di cose si evidenzia anche sul mercato immobiliare. Tant'è che ti ricordi quando c'erano i dipendenti pubblici di Sanremo che timbravano in mutande? Perché è talmente, sì, viva che la devi vivere, cioè non puoi stare dentro un ufficio. E il mercato immobiliare quindi è frizzante? Quindi, il mercato immobiliare è frizzante nel senso che per tale città intorno ai 50.000 abitanti italiane è a uno dei prezzi medi più alti, siamo intorno ai 3.000 euro al metro quadro, con delle grandissime differenze, però tra, diciamo, i picchi, i prezzi più alti, che arrivano fino a 4.000 euro nelle zone centrali un po' più rinomate, e invece i punti più bassi, dove arriviamo addirittura a 1.500 euro al metro quadro. Quindi c'è questa grossa differenza che diciamo probabilmente è una peculiarità che dipende anche dal discorso di un'economia che gira, però gira soltanto in determinati settori, in determinate classi sociali. Questo discorso poi si ripercuote anche per quanto riguarda l'affitto, perché le stesse differenze le vediamo anche sull'affitto, e siamo una differenza che diciamo è dai 4
passa dai 4 ai 12 euro al metro quadro, quindi per il classico binocale di cui parliamo sempre, a 70 metri, si passa da, si può trovare nella stessa città a 300 euro oppure lo si può trovare a 850 euro. Non parliamo di quando c'è il festival, se devi affittare poi, sì, quel mese lì, cioè varrà sì, 9.000 euro al metro quadro, non lo so, cioè, adesso non so quanto può valere. Però ripeto, cioè, il discorso di avere così tanti eventi, così tante situazioni particolari, poi fa sì che evidentemente quei prezzi per affitto non siano così alti solo nel periodo del festival, quindi per una settimana, 10 giorni all'anno, ma evidentemente anche per periodi più lunghi. C'è da dire che il prezzo medio comunque è intorno ai 700 euro al mese, sì, okay, per un classico biocale a 70 metri. Beh, d'altronde, perché Sanremo è Sanremo. Perché Sanremo è Sanremo. Ciao, ciao, ciao a tutti. Grazie. Ciao, ciao, ciao.